Su Poppy Playtime capitolo 2. È passato un po' di tempo dagli ultimi episodi di Poppy Playtime, infatti a livello cronologico oggi calcolate prima di Capodanno, vi dico soltanto questo, ma poi questi video li vedrete nel 2024, quindi vi auguro un buon inizio anno con carichi e con il godo giusto. Ma prima di iniziare vi faccio vedere una chicca che forse avrete già notato. Stavo facendo degli acquisti natalizi e in un negozio ho trovato queste cose qui, vi faccio vedere. Allora, un Huggy Wuggy, ovviamente non è mai nella vita l'originale, ce l'avete a schermo quell'originale, l'ho pagato 2 soldi, però era una cosa carina che volevo avere nell'ufficio giusto per ricordarci della prima serie del canale, che è di fatto Poppy Playtime. Un giorno prometto, quando finirò tutti i capi di Poppy Playtime, compro tutti i giocattoli sul sito ufficiale loro. E non è solo lui, guardate, c'era pure... Vi faccio notare tra l'altro le dimensioni di Huggy Wuggy piccolino. E lei che avevamo detto si chiama Kissy Missy, l'avevamo visto nell'altro episodio, che è 100.000 volte più grande di lui. Mi fanno ridere le espressioni, non so se guardate le facce, sono veramente oscene, non sono mai nella vita come quelli veri, però ho detto perché non comprarli così, fanno un po' di compagnia. Li rimetto a posto e partiamo. Non sono il massimo, gli ho pagati veramente niente, però dai, volevo un ricordo natalizio da dare all'ufficio sulla prima serie del canale. Ma un giorno comprerò tutti quelli veri, tranquilli. Bene, fatta questa introduzione molto pelusciosa, direi di partire subito, carichi. Se ricordo bene, perché sono passati un po' di giorni, eravamo nella Game Station e dovevamo affrontare la prima di, non so, 3 sfide che Mummy Longlegs ci aveva imposto. Allora, direi di partire subito, load game. Speriamo... Oh no... Diciamo che il capitolo 2 ha dei problemi di salvataggio. O non ne becco uno io. Ci vediamo davanti alla prima sfida. Eccoci qua. In realtà ho tagliato un poco, 2-3 minuti. Dovevo solamente tirare la leva, entrare di nuovo nella Game Station, che avevamo esplorato bene l'altra volta, e poi tirare la prima leva. Qui c'è Kissy Missy. Eccola. Vabbè. Vabbè, abbiamo sentito tutti i dialoghi nell'altro episodio, ragazzi. Ho ritirato giù la leva, una voce ha detto il primo gioco è Musical Memory. Qui avevamo esplorato tutto, voglio controllare se ho tutti gli oggetti. Ok, la lettera. Ah, ok, il fiorellino e il treno. Ok, no, questi ce li abbiamo tutti, ok. Allora, noi dobbiamo prendere questo treno. E Poppy è stata rapita da Mummy Longlegs, che non so dov'è, forse lì dentro, in quella specie di casupola che ci guarda dall'alto. Perché nell'altro episodio c'erano dei rumori sospetti da là dentro. E noi stiamo facendo un gioco con Mummy Longlegs, che si sente sola e abbandonata ed è molto cattiva. E ha detto che ci darà i codici del treno, se non sbaglio. E però dobbiamo sopravvivere a questi giochi mortali, che sono Musical Memory, Wacka Waggy e quest'altro qui. Che cos'è questo? Statue, vabbè, è statue. Eravamo proprio arrivati qua, Musical Memory, ok. Purtroppo questo capitolo 2 salva un po' male, perché... Let's party, ok... Musical Memory. Ecco, la cosa che stavo dicendo prima, in questo luogo, abbiamo visto quel disegno nell'altra puntata, qui c'erano un sacco di bambini, quindi i bambini, i famosi orfani, venivano qui a giocare. Non mi sembra un bel posto per far giocare i bambini, però vabbè. Ok, quindi let's party. C'è un coniglio che batte dei tamburelli. Ah, eccolo! Banzo Bunny si chiama, eccolo! È un coniglio che suona canzoni, batte le cose e scatta. Vabbè, è un simpatico coniglio, ok. Banzo Bunny si chiama, ok. Carina sta cosa che ti fanno vedere subito il giocattolo, ok. Ok, porta chiusa. Ok, qui c'è tutto distrutto qui. Ok. Ok. Qui si scende. Ok. Che figo. Oh no, Molding Room. Ok, Molding Room. E qui c'è una cassetta verde, ok. Ok, tab. Ah, vedete, finalmente Green End Tutorial. Green End Tutorial. Mano, il tutorial sulla manina verde? Eh certo, perché Mami ci ha rotto la manina rossa. Ah. Ok. Aspetta, dobbiamo mettere a posto questo? Ok.
Va bene. Non mi dite che sto facendo perché non ne ho idea, ragazzi. Io... Allora, sono cascate delle pallette strane. Sono sciolte ora da lì, vanno lì dentro. No, non mi dire che ci stiamo ricostruendo una manina. No, è un creatore di manine. Ma che figo. Ma bello, che figo, ok. Ci stiamo ricostruendo la manina. No paint in the machine. Ok, manca il colorante. Ok, dobbiamo in qualche modo costruirci la manina verde, però... Serve il colorante verde. Qui non possiamo fare niente. Safety first. Ok, bisogna stare attenti quando si lavora. Beh, certo, attenti, non ti pagano niente se ti fai male, va bene. Allora, dobbiamo un attimo capire qui la situation. Allora, qui c'è qualcosa. Ok. Ci manca il colorante verde per la manina. Abbiamo trovato pure una cassetta verde. Io non so dove bisogna metterla. Ok. Oh. No, bidone, amico. Ok, ho trovato una... Ok, sono successe cose. Aspetta. Bidone? Mi sono distratto perché ho visto la manina dorata. Bidone? Bidone verde, ah, eccolo. Ui. Ok. Ok, 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 ci siamo, ci siamo, ci siamo. Dove lo metto questo? E questo che ci faccio? Ok, ragazzi, troppe cose, un attimo. Finirà che me lo perdo sto coso. Vieni qua. Buono qua. Vabbè, fa come gli pare. Vabbè, stai con me. Ok. Tutorial sulla manina verde. Giustamente abbiamo perso la rossa, ora abbiamo la manina verde. Ok. Quindi in ogni capitolo abbiamo una manina diversa. Green hand, ok. Shot green power, ok. Oh, che figo! Possiamo tenere l'elettricità con la manina verde per 10 secondi. Ah, beh. Ok, e qui infatti ci servirà la manina verde, perfetto. Bellissima sta cosa. Giustamente tu dai energia a un esempio a una porta, però se non entri in 10 secondi la porta ti dentro. Finisce sempre in maniera turbolenta. L'altro la testa smozzata. Qui se non entri in tempo, quando dai energia a qualcosa potresti morire schiacciato, insomma, va bene. Ok, allora, noi dobbiamo adesso in qualche modo tornare sopra. Stavolta magari non ci facciamo distrarre dai trofei. Allora, dobbiamo capire qui. Qui c'era la tinozza verde. Ah, qui dentro! Daje! Daje, bene, 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 bene. Dai, Roma, dai, forza, forza. Mi vedete super carico, ragazzi, tutto quello che ho mangiato. Mi ho fatto tutto, bene, 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 bene. Vai. Coloriamo la manina. Mazza quante manine. Ok, adesso. Ok. E adesso. Ah, ok, ne possiamo prendere una. Dai. Oh, dai. Nice. Abbiamo la manina verde. Molto bene, molto bene. Quindi posso fare questo? No, vai, che figata. Veramente epico. Ok, qui abbiamo, mi sa, fatto proprio tutto, tutto. Dobbiamo pure sentire. Vedi, 10 secondi. E si spegne, perfetto. Ok. Ok. Guarda che questa si apre. Ok, andiamo. Ha laggato malissimo. Ok. Ok, mi mancava avere due mani. Sentivo la mancanza della manina rossa. Adesso questa è ancora meglio. Ok, qui non vedo segreti. Perché io cerco dappertutto, ragazzi. Oh! Il fiorellino? È lei? È un po'? È proprio la statuina della del fiorellino? Eccola! Daisy si chiama. Green Hand. E qui il trenino. Ok. Daisy. Pensa verde. Lei il giocattolo che ha a che fare con il riciclo ecologico. Va bene, ok. Intrigante. Ok, siamo dall'altra parte. Molto bene. Molto, molto bene. Pressi. Vabbè, lo sapete che questi cartonati sono veramente inquietanti? Vabbè, sentiamo che ha da dire Banzo Bunny. I know when your birthday is. Ok. June 28. Ok, ha detto so quando è il tuo compleanno. June 20, 23 giugno. Ok, vabbè, non è vero, il mio non è così, però. It's a wish. Esprimi un desiderio. Ok. Happy birthday. Vabbè, buon compleanno. Oh, happy birthday.
Oh, happy, happy birthday! Oh, happy birthday! Happy birthday to you! Veramente inquietante, va bene, va bene. Madonna, che brutta stanza. Che brutta stanza! Buongiorno? Buongiorno? Oh! Welcome to Musical Memory. Ma i bambini devono fare queste cose qua dentro. And cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. Ok, test di intelligenza sui bambini, ma porco, che gli a faccio a questi ragazzi? Colors will be shown. Rosso. And you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Ah, vabbè, ok. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns. That's all. Good buona luck. Fortuna? È terrificante! Oh, tu sta buona la sua! Oh, buona la sua, eh? Ma no! Oddio, non l'avevo vista! Oh, buono, vai su! Oh, oh, dove vado? No! Allora, ha detto che il coniglietto non vede l'ora di giocare, che da tanto tempo che non gioca? Ok, si parte. Giallo? Giallo. Vabbè, verde. Okay. Yellow, green. Giallo, verde, rosso. Giallo, verde, rosso, rosso. Madonna, che intenzione! Oh, giallo, verde, rosso, rosso, rosso. Ok. Oh, calmi, eh! Buono tu! Che? Blu. Ok. Madonna, che ansia! Rosso. Ok, no, mi sono distratto, mi sono distratto. Blu, red, green. Blu, red, green, blu. Blu, red, green, blu. Vai su, via! Red, green, blu, yellow. Red, green, blu, yellow. Oddio, blu, red. Sai, sono morto. Zona, sono morto male. Red, green, blu, yellow. Vabbè, insomma, ho perso il ritmo. Mi sono distratto con quella piovra lì che mi guarda male, questo coniglio cattivo. Innovation is the key. Diciamo la verità, l'ho fatto perché quanti di voi volevano vedere Bunzo Bunny che mi schiacciava la testa con i piatti? Ok, giallo, giallo, buono. Ok, adesso concentrazione, eh. Ok, giallo, blu. Giallo, blu, verde. Giallo, verde. Dove sta viola? Ok. Ok, prima, la prima è andata. Ok. Rosso. Red, orange. Red, orange. Dove sta orange? Questo? Ok, sono uguali sti due. Rosso, arancione. Viola, dove sta? Dove sta viola? Ok. Red, orange, red. Oddio! Oddio, non me lo ricordo! Oddio, non mi ricordo! Red, yellow.
quarto! Ok. Ok. Mamma che ansia sto coso. Ok. Scusami? Come Blue Jay? Che è Jay? Ah, Jay. Non l'avevo visto. Blue Jay. Cuore? Undertale è diventato. Allora, cuore viola. Ok. Allora, oddio, questo. Violet, questo. Questo. Non mi ricordo. Non me lo ricordo dopo il J che c'era. Ok. Il prototipo. Oh! Il prototipo ci ha salvato. Non è meraviglioso. Le parole da PS6. Ma chi è che ci scrive queste cose? Cioè, sono i nostri pensieri. Sono delle nostre idee che tornano. Ok, Jay. Ah, ok, mi ha salvato. Ok, mi ha salvato i primi due. Meno male. Ok, ok, di nuovo. Ok, concentrazione. Ok. Jay. Questo giallo. Che maledetti, guarda. Mi confondono perché è sbagliato il colore dietro. E che devo fare qua? Oh! It broke. That's no fun. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look up. Take it. Oh, buona, eh? Ok, tab. Play time construction. Parte 1, icon sequence, icon must be sequenced. Ok. C'è un pezzettino. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. Madonna ragazzi, quanto è malvagia! Vabbè dai, il terzo try è andato bene, raga. Infamissimo che ti fa vedere blu e ti mette giustamente lo schermo giallo e tu dici, ah, ok. Va bene, Banzo. Ciao, Banzo. Creatura malvagissima. Ok, siamo caduti. Ok, è stato divertente e sono riuscito a crearti ansia perché hai Mommy Long Legs che ti guarda così, il coniglio che ti schiaccia la testa. Figo, veramente intrigante. E la cosa che mi fa ridere, perché adesso... A livello di trama, noi siamo stati bravi, ma io mi immagino sti ragazzini che venivano buttati qua dentro a giocare. Cioè, per loro era un gioco. Probabilmente loro non venivano schiacciati da Banzo Bunny, oppure sì. Boh. Io mi chiedo, cioè Banzo Bunny con loro era gentile, con noi che è ostile, che ci schiaccia la testa con quell'altra che guarda da lontano. Ma quindi facevano giocare qua dentro e con il fatto del gioco sviluppavano una memoria. Una memoria più acuta, però non penso che Banzo Bunny fosse cattivo con loro. Questa è la versione extreme del gioco, diciamo. E questo è il primo dei tre, picchia. Oh, ok. Va bene. Ok. Devo abbassare? Ok, perfetto. Usciremo da qualche parte?
Che poi ho usato sempre una mano, ma potevo usarne due forse, vabbè, per fare. Buongiorno. Ho sentito un rumore brutto. Oh, dove diavolo siamo? Oh, e dove diavolo siamo? Che diavolo di luogo è questo? Dove diavolo siamo finiti? Playcare. Danneggiati. Reject. Ah, giocattoli rifiutati. Owen the Oven. E che è Owen the Oven? Ah, è questo, un forno. No, vabbè, ma che figata. Owen the Oven è un forno. Un giocattolo forno. Reason for rejection. Ok, il motivo per il quale è stato ritirato perché molti bambini sono beccati in ustioni di terzo grado. Vabbè, giustamente è un forno. Insomma, stare attenti alle elevate temperature. Praticamente questo giocattolo Owen the Oven è stato ritirato dal commercio perché i bambini si sono presi delle ustioni di terzo grado. Mi ricorda la fabbrica dei mostri, che se mettevi la mano ti bruciavi tantissimo. Vabbè. Ok. Questo che cos'è questo? Sembra un limone, un arancio col cappellino. Vabbè. Questo che diavolo è? Sir Pupalot. Sir, faccio tanta po'. Ok. Cioè, c'è veramente un giocattolo di un orso che fa la cacca? Va bene. Ok, questo che diavolo è? Non lo sappiamo. Ditemi voi se queste cose non sembrano uscite dal Godoverse. Nel Godoverse sicuramente ci potrebbe essere un forno parlante e che ne sapete? Comunque, io direi di fermarci qui per questo episodio incredibile. Ragazzi, io continuo a registrare almeno un altro episodio, spero. Vediamo un po' che ore sono. Sì, forse ce la faccio a fare un altro. Che il Godo sia con voi e ci vediamo nel prossimo episodio.